E apriamo la pagina dello sport, presentata questa mattina presso la sezione velica di Napoli della Marina Militare Italiana, la 7ª edizione della Regata delle Torri Saracene, un nuovo appuntamento con gli appassionati di vela, che questa volta coinvolge il tratto di Costa Campana che va da Napoli fino al Golfo di Policastro. La Regata delle Torri Saracene è un evento sportivo, turistico e culturale che giunge alla 7ª edizione. Sotto il profilo sportivo fa parte del calendario nazionale vela d'altura e del calendario della 5ª zona FIV. È un evento che, sempre sotto il profilo sportivo, è organizzato dalla Lega Navale Italiana di Sorrento, sezione di Sorrento, dalla Lega Navale di Scario, dal Circolo Nautico di Sapri, con la collaborazione della Lega di Pozzuoli, del Club Nautico di San Marco di Castellabate, il Carama Yacht Club di Massa Lubrense e il Circolo Nautico Marina della Lobra. E spero di non... Ah, c'è anche la collaborazione della Lega d'Agropoli e magari ne ho dimenticato qualcuno. E poi è un evento anche turistico e culturale, turistico perché richiama un sacco di gente nel Cilento ai primi di giugno quando non c'è un affollamento. E culturale perché noi cerchiamo di attirare l'attenzione sulla necessità di recuperare le torri vicereali di guardia, anche chiamate saracene, perché servivano ad avvistare i saraceni e di cui è disseminata la nostra penisola, in verità tutta quanta l'Europa. È l'unica regata d'altura oltre alla Tre Golfi del centro-sud, poi bisogna arrivare giù in Sicilia per trovare una regata con caratteristiche simili, però soltanto noi abbiamo la caratteristica di abbinare eventi culturali e turistici per 7 giorni. La regata delle Torri Saracene è una delle poche regate di altura che si svolgono nel Mar Tirreno, con partenza dal Golfo di Napoli, arrivo nel Golfo di Policastro, su una distanza di circa 100 miglia che prevede quindi anche una navigazione notturna nel corso della regata, sia di andata che di ritorno. È una delle occasioni per gli equipaggi e per i velisti di testare le proprie capacità su una distanza di una navigazione non costiera, ma una navigazione di altura vera, e è sicuramente un modo per promuovere la vela, per promuoverla presso un vasto pubblico, sperando che soprattutto i giovani si avvicinino a questo sport. E questa era l'ultima notizia, auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.